Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone qui oggi con voi con un nuovo video di Clash Royale. Stagione 28 iniziata da poche ore, lo Shocktember. Quale modo migliore se non con un deck che ha una percentuale di vittorie altissima, oltre il 90%. Nella nuova season la carta potenziata è lo stregone elettrico che ho voluto inserire appunto in questo deck che utilizza cimitero, i due draghi, il quello normale e quello inferno, il nostro mago elettrico, Valchiria bocciatore e due spell, la gelo e il vortex. Vi ricordo appunto che essendo proprio i primi giorni potete anche utilizzarlo se le carte non sono maxate, comunque avete sicuramente ricevuto un abbassamento di trofei. Partiamo subito con il cucciolo di drago. Lui splitta due arcieri. Subito stregone elettrico per noi. Apriamo col cimitero molto corto. Vediamo se riusciamo a fare un bel retarget del moschettiere sul cimitero. Lui va a counterare con un tronco. Non siamo riusciti ad entrargli come volevo, però abbiamo comunque fatto un certo attacco interessante. Attenzione perché va a giocare. Voglio cercare di attivarmi la centrale. Vediamo se riusciamo con i maialini. Esatto, ad attivare la torre centrale che potrebbe esserci super comoda. No, il bocciatore che ignora completamente il moschettiere. Questo non so perché sia successo, non doveva succedere. Bocciatore che ignora completamente il moschettiere e va ad attaccare uno dei due maiali royal. Mamma mia. Comunque abbiamo la torre centrale attivata. Scheletrini. Bocciatore veramente molto lento. Di nuovo split per lui con gli arcieri. Giochiamo il nostro classico drago. Mago elettrico. E molto alto il cimitero. Sto giro è pronta la gelo. No, non serve. Sarebbe stata bruciata. Aveva giocato il tronco. Lasciamo entrare le guardie. Possiamo subire, non è un problema. Bocciatore sulla sinistra. Eventualmente se mi gioca i maiali sulla destra o la Valchiria. Ok, una fireball. Drago dietro. Ancora un drago. Mago elettrico. Cimitero. Adesso possiamo gelare. Sotto con la gelo adesso. Nice. Qua facciamo male. Qua facciamo male, ragazzi. La combo entra ed è una combo devastante. Non c'è nulla che poteva fare. Grande combo, grande combo. Manteniamo comunque anche la difesa. 30 secondi. Lui ci proverà sicuramente con i suini royal. Vediamo, la gelo ragazzi è fondamentale. Potete anche utilizzarla un'unica volta, ma quella volta che la usate deve essere la volta perfetta. Credo che si sia arreso, quindi possiamo tranquillamente aprire. E andiamo con la gelo nel momento in cui siamo a 4 di Elisir. Per chiudere il primo game. Let's go! Let's go! Molto bene. Andiamo avanti. Avanti, avanti, avanti. Recuperiamo un po' di coroncine, un po' di gold. Siamo contro DDA. Dei Comi 3A30. Allora, potremmo fare sempre una classica apertura con il draghetto. Lui apre con la fuorilegge. Ok. Drago inferno. Mago elettrico. Ci sta a aver subito un po' di danno dalla fuorilegge, non potevamo fare molto altro. Però c'è il drago che comunque può andare per i fatti suoi. Forse riuscire a pareggiare i conti dei danni con la fuorilegge. Direi proprio urca per un pelo. Mancava una sola hit. Comunque, 2964. Sappiamo di dover counterare in un altro modo. Bocciatore ancora. Non voglio farlo caricare. Orco giù da questo è brutto, eh. Abbiamo subito un... ci sta. Una fuorilegge contro una full torre. Subiremo un po' di danni, ma voglio darmi la possibilità di potergli entrare qui adesso. Ci sta. Entro col cimitero.
Ok. Girati, prego! LOL, ce n'è rimasto uno. Easy! Bene. Ok. È lentissima a scendere la gelo, non capisco perché sia così lenta. Siamo un po' sul chi va là entrambi. Non ho ancora sfruttato il Vortex come vorrei. Già, bravo. Era l'unica mossa che doveva fare, bravo. Vediamo se riusciamo a ripareggiare noi. Tornado. Ottimo. L'importante è che non gli scoppia vicino la bomba. Va bene. Calmi. Qualcosa si può ancora fare. Questo mi incula sempre nello stesso... Gioca la fuorilegge. Ma ero pronto sto giro. Cimitero. Ti prego, gela più alto. Qualcosa ha fatto? Ok. Fermare la mongolfiera. Molto bene. Ripartiamo. Attenzione ai suoi. Via. Dovevamo congelare anche l'altra torre, però. Gioca sopra l'orda. Ci sta, bravo, molto bravo. Abbiamo cercato di tenere il più possibile. E bravo. Ci sta. Una vinta e una persa. Va bene così. Andiamo avanti. E vediamo un pochettino contro che deck dobbiamo affrontarci. Luis XPSP del clan Brazil. Un draghetto per noi. Lui gioca dall'altra parte un principe. Fermiamo subito intanto il più possibile il principe. Abbiamo il bocciatore contro la strega, ma c'è anche la torre. Il problema è che la sposterà indietro. Sì. Vediamo se ce ne tira un paio. Almeno uno ancora. Perfetto. Ok, non abbiamo subito danni. Siamo ancora full con l'Elisir. Possiamo riaprire a destra. Con un drago inferno. Pronto l'attacco adesso. Oddio. Niente cimitero, aspettiamo ancora. Ottimo qua. Li riportiamo un attimo sotto la torre. Vediamo se con i draghi riusciamo ad entrare a fare qualcosa. No, credo di no. Beh, lui ha usato 5 per il suo stregone, non dovrebbe avere troppo elisir. Probabilmente subiremo un attacco e ci sta a subirlo perché non ha senso andare a counterare una truppa a metà vita. Ok. Tentiamo una nuova ripartenza. Bocciatore sulla destra. Vediamo cosa vorrà giocare lui. Potrebbe anche attaccarmi a sinistra. No, sta caricando. Ok. Subiamo l'attacco, non è un problema. Adesso lo andiamo ad aiutare. Sono pronto con il cimitero a entrare adesso. Lasciamo entrare le truppe. Ok, siamo messi bene. Molto bene, pronta la gelo. Andiamo a congelare. Se l'avessi tirata un millisecondo prima, però guardate ragazzi, come si sbriciola sotto i suoi occhi la torre di destra. Oh, Grider. Mi aspettavo tutto tranne uno Grider. Oh, what? Attiviamo la centrale. Dragone.
È solo difesa, è solo difesa. Va bene così. Recupera. Drago Inferno. Andiamo semplicemente qui a fermare. È importante ralloccare il principe e non dovrebbe esserci più possibilità per lui di portarsi a casa la partita. Let's go! Let's go! Molto molto bene. Come vedete ragazzi, il deck è god. Con due o tre malizie riuscirete ad affrontare al meglio le partite. Io per questo video di Clash Royale vi ringrazio tantissimo. Mi raccomando ragazzi, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento qui sotto di come vi sembra il deck. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!